deriva dal fatto che ci convince l'idea, l'idea che una delle idee, ma l'idea fondante che lo anima, e cioè quello di cercare il dialogo e l'incontro con la gente del Mediterraneo, e l'obiettivo che è quello di intanto di parlare dei problemi d'oggi e anzi cercare di capire quali sono i problemi d'oggi, cioè mettere a fuoco proprio quali sono le problematiche. E in Grecia, che è la prima tappa della spedizione, ovviamente si parla soprattutto della crisi, una crisi che ci accomuna come paesi, è una crisi che è economica, ma non solo economica, è anche una crisi di identità, è una crisi che ha provocato e che provoca smarrimento. E in tutto ciò però, se c'è proprio una nota positiva da rimarcare in questo periodo di crisi, è che questo periodo ha stimolato le persone a cercarsi, a parlare. E in effetti al nostro invito hanno risposto in maniera entusiastica, possiamo dire, molti intellettuali greci, scrittori, non solo intellettuali ma anche, per dire, imprenditori, hanno risposto all'invito nostro e di Mediterranea, proprio perché si sente molto forte questo bisogno di confronto. Lascio la parola a Simone Però. Grazie Simone, grazie. Se qualcuno
persone che non aderisce, grazie a Dio, a nessuna associazione, a nessun partito, a nessun, non ha nessuna provenienza identificabile, siamo un po' dei randaggi della società, ognuno di noi, molto difficile stabilire da fuori, senza parlarci, come la pensiamo su qualunque tema, perché in quanto a caso la pensiamo in modo assolutamente originale e diverso, non posso altro che dare la soddisfazione a qualcuno di aver previsto come la pensavamo, cosa che ci fa aiutare solo un'idea, e ci siamo messi insieme senza né arte né parte, come si può dire. La società civile quando si muove, voglio dare un nome interessante, tanto per darci un tono, facciamolo pure, e abbiamo cominciato a progettare una cosa senza soldi, nessuno di noi in grado di pagare neanche una quota di questa operazione, senza sponsor, perché la gran parte dei nomi di aziende che ci venivano in mente che potevano farci da sponsor ci faceva ribrezzo averlo sulla leva, perché sono i principali attori di un sistema economico che noi ovviamente rifiutiamo, e quindi l'abbiamo cercato per una prima parte, ma talmente poco convinti che in qualche caso non li abbiamo trovati questi sponsor. E poi abbiamo smesso di farlo perché abbiamo avuto un'idea diversa, ne abbiamo realizzato quello che, a quello che sappiamo, è il primo esempio al mondo di co-selling. Si parlava di co-abitazione, di co-housing, di divisione delle proprietà per poter essere ognuno più ricco, basta mettere da parte il senso del possesso, diciamo così, e il sentimento di ciò che è mio e solo mio. E questa idea di co-selling ha generato un gruppo di 45 persone in crescita che sostiene tutta l'operazione. Ognuno mette 1000 euro a testa all'anno per 5 anni, quindi questo è il budget, molto trasparentemente. Abbiamo bisogno di 60.000 euro all'anno per pagare i porti, per pagare il gasolio, per pagare le vele che si rompono, perché questi sono i costi di una barca che va in giro, quindi ne abbiamo 45.000 all'anno, quindi abbiamo un problema da risolvere, anzi se i presenti hanno dei soldi da portare in un'operazione un po' da sognatori, si facciano pure avanti o dicono chi ce li ha. Ma al di là delle battute siamo comunque molto fiduciosi di poter fare questo viaggio, perché gente che ha dei sogni non la ferma. E noi abbiamo dei sogni, e siamo anche un po' orgogliosi di averli e di dirlo. E quindi questo viaggio si farà a prescindere dai soldi. Poi l'idea che ci sia un metodo per fare in modo di poterci sostenere ci fa solo il piacere, perché ci dà l'idea di non essere degli sprovveduti, ma comunque si farà. In quest'epoca in cui si sostiene che nulla è scontato senza soldi, noi faremo questo viaggio. E noi faremo questo lungo viaggio con questi contenuti che sono stati detti che ripeteremo. E questa decisione a monte della disponibilità è il motivo per cui arriva. Quindi chiunque mi dica non si può fare niente perché non ci sono i soldi sta mentendo. In realtà la sua idea è più debole di quello che dovrebbe. E lui ci ha pensato poco, e lui la ama poco, e è poco appassionato, perché altrimenti questo è uno dei messaggi. Se le persone come noi fanno questo viaggio, persone normali, chi fa l'architetto, chi faceva l'impiegato, chi faceva il manager, chi faceva il medico, o fa ancora il medico o quant'altro, quindi con poco tempo a disposizione, senza aver mai tentato una cosa del genere, con tutti i pregiudizi che si hanno quando ci si mette insieme agli altri a fare una cosa insieme, ma poi si litigherete, ma come farete a bordo? La gente ci fa delle domande bizzarre, siete in 45 ma a bordo ci sono 13 posti, e come fate? E facciamo che ci diamo il cambio. E ma se siete in 14 anni per salire a bordo, c'è questa idea dell'esclusione e dell'impossibilità, che è veramente contraria a qualunque senso di fare la cosa. Ci diamo il cambio. Tanto è molto più vuota la barca di quanto non abbiano tempo le persone che lavorano di venirci su. Quindi è nelle cose che non avremo problemi, come in questi 4 mesi non ne abbiamo. E non ne avremo neanche in futuro, neanche essendo 60, ne saremo tra qualche tempo. E ci siamo messi a fare quindi questa cosa molto dalla base. Abbiamo chiamato il centralino del Quirinale, ho detto buongiorno, mi chiamo Francesca Pirro, mi chiamo Simone Perotti, vorrei, non dico parlare con il Presidente della Repubblica, ma insomma con qualcuno che ci dica come si fa ad avere il patrocinio del Presidente della Repubblica. E non abbiamo avuto messo, io sono un amico di uno che mi ha messo in contatto con, come succede in Italia, e ho il sospetto, senza che vi offendiate, vedo poi tutte le parti del Mediterraneo, godendo quindi dell'amicizia, abbiamo chiamato, dicendo buongiorno, vediamo cose così. E infatti ci hanno risposto, si sono letti il nostro progetto e hanno detto che bello, vediamo l'adesione del Presidente della Repubblica. Lo stesso abbiamo fatto con il Ministero degli Esteri, lo stesso abbiamo fatto con l'ANSA, che è il nostro media partner, per le agenzie di stampa, lo stesso abbiamo fatto con il Corriere della Sera, lì un pochino meno perché io avevo lavorato con il Corriere della Sera, quindi ho avuto più agio per parlare con la persona giusta, ma insomma sempre andando lì dicendogli caro
iniziato a progettare tutto questo. Abbiamo trovato una barca che per una serie di vicissitudini ci è stata data a un terzo del valore. Avevamo una barca noi, alcuni di noi più piccoli, che abbiamo barattato, il baratto di cui parla Mario Strofalis, e abbiamo iniziato quindi avendo la fortuna, come sempre ha, diceva Goethe, chi si muove riceve dall'universo un segnale che gli dà conto del fatto che ha fatto bene a muoversi. Questa idea del principio favorevole non è di Paolo Coelho, lo dico per chi avesse letto i suoi libri, ma è di Goethe, da cui Paolo Coelho, senza citarlo, l'ha presa, ed è bellissima perché il mondo vuota a favore di chi si muove, di chi si alza e fa le cose, e le fa con passione e convincimento. Ci siamo messi a progettare questo viaggio che arrivo al punto, scusate, della lunga gestazione, ma solo per inquadrare le cose, per darvi anche il senso dell'esprit con cui noi lavoriamo. Questo progetto ha due caratteristiche, due linee, diciamo, una scientifica e una culturale. La parte scientifica è composta da un'attività molteplice che viene fatta a bordo, insieme all'Università di Siena, insieme all'Università del Salento, insieme a SAFOS, che è un istituto di ricerca inglese, per cui noi ci occupiamo di monitoraggio delle microplastiche, di monitoraggio del plancton gelatinoso, che sarebbe, come dire, le meduse, che sono un territorio di ricerca ancora completamente da esplorare, ma sono invece il mondo delle meduse portatrici di straordinari elementi di indicazione sullo stato del mare, e quindi sono davvero un mondo tutto da esplorare. E poi facciamo, abbiamo fatto fin qui in questi 4 mesi, ma continueremo, il monitoraggio del plancton, che per un terzo del Mediterraneo non è mai stato fatto nella storia dell'uomo. Quindi siamo già stati in questi 4 mesi, ma saremo un po' di più nel resto del viaggio, i primi a farlo per un terzo dell'estensione costiera del Mediterraneo. Questo ci onora molto perché il plancton è, come dire, l'analisi del sangue del mare. Qualunque cosa si debba curare dal mare, prima va saputa. Per saperla bisogna guardare il plancton. E per averlo, però, il plancton bisogna averlo, cioè perché qualcuno l'ha acchiappato nel mare con un sistema che si chiama plancton indicator, una roba che ci tiriamo dietro con una cima lunga 50 metri e che raccatta, filtra il mare e quindi mette insieme questo plancton che noi mettiamo in formalina e mandiamo all'Istituto Inglese di Safos, che è a Plymouth, nel sud dell'Inghilterra. E questa è la parte scientifica, e anzi, cogliamo l'occasione di questa conferenza stampa per dire che il Mediterraneo è a disposizione del mondo della scienza. Chiunque voglia fare esperienze a bordo, esperimenti a bordo, chiunque abbia bisogno di una barca e non ha i soldi per averla, può usufruirne. Quindi rilanciato è stato solo permettermi di chiedere questo messaggio anche al mondo della ricerca greca, che senz'altro è già in contatto con il mondo della ricerca internazionale e quindi italiana, questa opportunità. Il mare, questo è un
ottobre finisce di ciò il materiale per scrivere dei quaderni ateniesi che sono un instant book aggiornatissimo e terribilmente utile per l'interpretazione delle cose nel luogo dove l'Europa ha rischiato di crollare, cioè la Grecia, e dove tanti dei problemi vengono presi come simbolo e come metafora della condizione attuale. Pensate quanto questo sia interessante per uno scrittore e per tutti noi di progetto mediterraneo. Faremo questo in ognuno dei paesi, ovviamente in modi diversi che i paesi consentiranno, in Turchia forse sarà semplice fare qualcosa di simile, perché anche la Turchia è un paese molto ricco culturalmente, magari in Georgia, di cui però non abbiamo conoscenze reali, quindi magari mi sbaglio, sarà più complicato, insomma, però la nostra diplomazia, gli istituti di cultura ci stanno tutti quanti supportando e aiutando in maniera molto, davvero molto carina, quindi siamo orgogliosi anche di questo. Il giro, come è stato detto, è orario, tra virgolette, del Mediterraneo, quindi andate via qui, faremo il canale dell'Europea, le isole Sporadi, poi l'isola Calcidica, la Macedonia, Tassos, e poi Kanak in Turchia, in Asia Minore, poi l'isola dei Principi, saremo a Istanbul a metà dicembre, quindi con un freddo cane, pensateci con un affetto, quando saremo lì, perché stare a Istanbul d'inverno non è semplice, e poi ripartiremo febbraio-marzo per fare tutto il Mar Nero, invece in senso anti-orario, speriamo di poter entrare in Russia, date le attuali situazioni di politica estera, o in Ucraina, ci sono dei problemi di relazioni diplomatiche tra Georgia e Russia, quindi venire dalla Georgia è complicato, probabilmente in Georgia faremo un'escursione di Atene fino alla Caspio, quindi l'Uzbekistan e i paesi limitrofi per conoscere la parte dei paesi caucasici che si affaccia sul Mediterraneo. Mar Nero, per chi non lo sapesse, è il Mediterraneo all'ennesima potenza, lo hub commerciale dei genovesi era la Crimea, il primo topo con la peste nera che poi ha ucciso milioni di persone è arrivato nel 1327 da una barca genovese che portava vino, che si ferma a Messina, originando la tragica delle stragi, quindi insomma è il Mediterraneo tanto quanto lo è il Egeo. Poi riusciremo a fare ovviamente il Medio Oriente, anche lì cercheremo di non metterci a repentaglio perché non siamo minimamente animati da nessun macismo eroico da giornalisti di frontiera, ma semplicemente vogliamo evitare di lasciarci le pene e però vorremmo anche andarci nei posti, quindi faremo tutto quello che si può con la Farnesina per capire l'entità dei rischi che corriamo. Poi andremo nel Mar Rosso fino al Golfo di Aqaba, dove ci sono una congiunzione molto emblematica e molto mediterranea tra tre paesi come sono la Giordania, Israele e l'Egitto. Poi usciremo di nuovo fuori, dopo la Sirte, l'isola Pelagia, per dire con la Sicilia, per la Tunisia, l'Algeria, fuori nell'Atlantico per ovviamente andare in Portogallo, che ha tutti gli effetti mediterranei, anche se non è bagnato l'acqua mediterranea. Poi rientreremo dentro Spagna, Baleari, poi le isole maggiori, Corsica, Sardegna, Sicilia e lungo il Tirreno fino a Genova, dove idealmente termineremo il nostro viaggio nel 2019, oppure non lo termineremo e proseguiremo per altri lidi e vedremo che cosa avverrà lungo la via. Il media di questo viaggio è il dialogo socratico, quindi era assolutamente essenziale partire dalla Grecia, anche se fosse stato così nelle cose della geografia, lo sarebbe stato idealmente. Il nostro strumento di incontro con il Mediterraneo è il dialogo, e quindi la possibilità di fare quella cosa che oggi non si fa più, visto che siamo tutti collegati alle email, ai messaggini, o ci vediamo via Skype e non siamo più di fronte a un bar, come l'altro giorno con Mario Strofalis, a chiacchierare della realtà che c'è intorno a noi, un bar tra l'altro bellissimo, vi consiglio di andarci, in un posto molto quieto, molto pieno di persone che sembrano avere capito il senso del tempo assai più di quanto non l'ho capito tanta gente, perché è stato un bellissimo incontro di cui ho scritto sul Fatto Quotidiano e lo faremo anche con un'idea, passatemi il termine, molto detto con la minuscola, politica. Noi abbiamo un'idea politica, ce l'abbiamo anche noi, come ce l'hanno tutti ce l'abbiamo pure noi, però è una politica nel senso più greco dell'etimologia della parola, io credo. Noi pensiamo che l'Europa sia stata una grandissima realizzazione dei paesi che ne fanno parte, ma sia stato abbastanza tragico il metodo con cui è stata realizzata questa Europa. Come qualunque cosa,
estroflesso e ipertrofizzato uno dei temi della relazione e dell'aggregazione umana, che è quello dell'economia e del denaro, tra l'altro a mio modo di vedere non certo il più importante e il più essenziale, e quindi ha creato un gigante con i piedi d'argilla. I piedi d'argilla sono quotidianamente visibili nella politica estera, sono quotidianamente visibili nella gestione della socialità, dell'aggregazione sociale, della eliminazione dei problemi che stanno dietro la contemporaneità delle persone. Questa gigante dei piedi d'argilla credo che potrebbe essere in un altro ambito fatto in modo migliore, e cioè partendo dall'identità e non dal denaro, e partendo dalla cointeressenza e non dalla giusta posizione, e partendo quindi dal dialogo. Quando 200 anni fa i primi, tra cui degli italiani, parlarono per la prima volta di un'Europa unita, nessuno sapeva che sarebbe andata così, e in tanti pensavano che fosse una bizzarra idea di qualche simpatico italiano. Poi le cose sono andate così, ci è voluto 100 anni, 200 anni. Allora chissà che magari, bizzarri per bizzarri, simpatici per simpatici, diciamo, ci mettiamo sullo stesso piano dei primi ideatori dell'Europa, tanto che sono cosmetici più di tanto, perché non parlare oggi di una cittadinanza del Mediterraneo? Forse siamo cittadini del Mediterraneo, l'ho detto prima, noi ci definiamo così con molto orgoglio, cittadini del Mediterraneo di cultura italiana, di lingua italiana, tra l'altro non solo di lingua italiana. Chissà che non ci sia da lavorare e non ci sia una roadmap, come dicono quelli che parlano bene, per arrivare ad una cittadinanza del Mediterraneo condivisa, concreta, diffusa, operativa, politica, in grado di impattare sulla realtà e di migliorare le condizioni delle popolazioni che vivono sulle sponde del Mediterraneo. Chi lo sa? E chissà che questa non sia la condizione necessaria e sufficiente domani per avere gli Stati Uniti del Mediterraneo, che potrebbero essere un soggetto che dialoga con l'Europa, non certo che la contrasta, no? Ma che e neppure che è alternativo all'Europa, ma che dialoga con l'Europa, dialoga con gli Stati Uniti, dialoga con altri soggetti altrove. Le difficoltà politiche sono straordinarie, verrebbe da dire, perché quando ho pensato all'Europa, no, nel frattempo sono state due guerre mondiali, non erano in una condizione più favorevole, anzi, direi forse persino più complicata. Come ci diceva ieri Antonio Ferrari, è molto difficile sostenere che i problemi religiosi siano il merito delle divisioni dei paesi del Mediterraneo. Prendiamo per buono quello che diceva l'altro giorno Denis Zakharopoulos, cioè che il vero nuovo fascismo è il fondamentalismo religioso, benissimo, però i problemi religiosi non sono la sostanza fondante delle divisioni tra i paesi e tra le culture. Si può fare moltissimo a prescindere da questo o accanto al lavoro che è necessario fare per far dialogare le religioni. Papa Francesco è uno che segue una certa linea del mondo cristiano cattolico, che lavora molto per il dialogo ecumenico, no? Quindi si può fare molto anche su questo, chi lo sa. Però certamente domani l'Italia e la Grecia potrebbero essere non solo gli ultimi d'Europa, ma essere parte di un'organizzazione di 29 stati che dialogano tra loro in maniera organizzata, con un ruolo magari guida, chi lo sa. Una volta tanto potremmo tornare ai fasti del passato dando qualche cosa di più significativo che non la zavorra dell'Europa, almeno secondo quello che sosteneva Merkel. Forse potremmo farlo, è troppo ambizioso, beh, per fare una cosa e far fatica, tanto vale che sia ambizioso, se non dovrebbe fare. Fare delle cose che non sono neanche ambiziose, meglio lasciar perdere dall'inizio. Certamente ci sono molti più elementi oggi per sostenere che vi possa essere in questa area una cittadinanza mediterranea diffusa e condivisa di quanti non ce ne fossero in Europa quando è stata versata per la prima volta l'Europa unita. Mi pare del tutto evidente. Perlomeno, visto che noi ungheresi non abbiamo niente da dirci da sempre, e credo che questo proseguirà per il prossimo futuro, almeno qui ci sono dei popoli che si sono sempre detti qualcosa, o a schiaffoni o con le buone, ma comunque si sono sempre detti. Per tanti secoli il mondo, diciamo così, dell'impero ottomano, delle città-stato della barbarie che erano collegate all'impero ottomano, hanno combattuto i miei nonni, che erano genovesi. Forse il mio avo era Andrea Doria, chi lo sa, tanto il sangue più o meno circolato da tutte le parti. Però oggi noi andiamo a Istanbul, di amicizia, prescindendo dalle opinioni personali che ognuno di noi ha sul governo del proprio paese, che poi tra l'altro spesso volentieri non rappresenta né l'uno né l'altro, ma certamente con
più vi sembra